rapporto col Franco è stato come figlio dei committenti. Io avevo 18 anni quando l'ho incontrato e il Franco ne aveva 39-40. In quel periodo non c'era ancora l'autostrada e per andare da Lugano verso nord si doveva passare da Vezia e con mia madre frequentemente con l'automobile passavamo e vedevamo sempre una casa molto interessante che è la casa Rossi del Franco, l'abbiamo scoperto dopo. Ci piaceva questa casa e sognavamo tutte e due, dicevamo se in futuro avremo una casa la faremo fare da questo architetto, non sapendo neanche il nome dell'architetto. Il concetto di bellezza nell'antico Giappone era differente dal nostro concetto di bellezza. Una delle basi della bellezza giapponese è la transitorietà. La ritrovo nel rame che sta invecchiando. All'inizio il rame era lucidissimo e col passare del tempo noi spruzzavamo addirittura il rame per invecchiarlo più in fretta. Il Franco non ha fatto mettere le grondaie, per cui quando piove io vedo una cascata d'acqua, vedo l'esterno attraverso il velo dell'acqua. Adesso il 68 lo sanno tutti cos'è stato, in tutti i sensi. Noi approfittavamo della gioia di vivere di quegli anni lì, ma in una di queste cene ricordo bene che Franco Ponti mi fece un disegno su un tovagliolo di carta del ristorante per spiegarmi il concetto di questa e anche della mia casa e disegnò quella che lui definì la capanna aborigena, solamente col tetto e lo spazio sotto attorno al camino con il disegno del fumo che usciva da metà del tetto e dice questa è la capanna aborigena, io l'ho un po' modificata facendo le camere di sopra, però la vita è attorno al camino. Si godeva ogni centimetro dello spazio di questa casa. A un certo punto lui mi ha domandato se poteva costruire una sua piccola casa nel pianoro che c'è qua sopra. Però appunto non se n'è più parlato e la cosa non si è verificata. Ecco. Questa casa è unica, è rimasta tale e quale e secondo me deve restare così. Lo deve.